Erano quasi tutti poco più che ventenni, passeggeri dell'Intercity che si è scontrato frontalmente con un treno merci martedì notte nella Valle di Tempi, nella Grecia centrale. Universitari che tornavano a Salonicco per prepararsi alle sessioni di esame dopo aver festeggiato il carnevale ortodosso ad Atene. 46 vittime accertate, 130 feriti, decine di dispersi. Il peggior disastro ferroviario della storia del paese verrà ricordato come una strage di studenti. Una tragedia annunciata che forse si sarebbe potuta evitare se il sistema elettronico di controllo del trasporto ferroviario fosse stato aggiornato e adeguato a quello degli altri paesi europei, denuncia oggi un quotidiano greco. Per il progetto erano stati stanziati 4 miliardi, ma l'impianto non ha mai funzionato. Se fosse stato in azione avrebbe impedito l'errore umano che secondo gli inquirenti sarebbe la causa dell'incidente. Intanto in carcere è già finito il capostazione 59enne di Larissa con l'accusa di omicidio colposo e lesioni personali per negligenza. Si sarebbe difeso dicendo che il pulsante del cambio era rotto. Il ministro dei trasporti si è dimesso in piena campagna elettorale ed è probabile che nei prossimi giorni saltino altre teste. Esplodono le polemiche, i sindacati attaccano, non solo il sistema ferroviario ellenico va a pezzi, ma manca personale, solo 750 impiegati quando ne servirebbero 2100, e annunciano uno sciopero. Divampano le proteste ad Atene e Salonicco, dove manifestanti si sono scontrati con la polizia. I nostri morti per il loro guadagno, accusano. E intanto, fuori dagli ospedali di Larissa, centinaia di persone accorrono per donare il sangue ai feriti.